c'è stato anche. E parlando di scuola, parliamo quindi anche del settore delle scuole materne, un'eccellenza abbiamo detto in Veneto, però anche questo settore in difficoltà. Per noi Alice Bragantini. La nostra scuola attualmente, ecco, ha circa 93.000 euro di contributi da incassare che sono riferiti al 2014 e al 2013, parte almeno del 2013 dalla regione per quanto riguarda il nido. Chiaro che di fronte a questa situazione noi abbiamo una carenza forte di liquidità e andiamo in difficoltà a pagare stipendi, tredicesime e comunque tutto quello che riguarda non solo questo ma che riguarda anche il funzionamento della scuola ogni giorno, quindi fornitori, bollette, luce, gas, eccetera, eccetera. Voi dove trovate adesso le risorse per pagare gli stipendi? Allora noi fortunatamente, ecco, perché siamo una scuola di un certo, una certa grandezza, diciamo, abbiamo un accantonamento del TFR, ecco, che andiamo ad attingere in questi momenti di difficoltà, oppure l'altra occasione che abbiamo, opportunità che abbiamo, è quella di ricorrere chiaramente alla parrocchia e chiedere che ci girino dei soldi temporaneamente in attesa dei contributi. Una scuola paritaria sicuramente d'eccellenza, ma anche i genitori hanno difficoltà a far fronte alle rette scolastiche. Sì, allora su questo si sta sempre più manifestando una difficoltà di pagare le rette da parte dei genitori, che ci sono un buon numero, ecco, diciamo sull'ordine di un 15% di famiglie che pagano la retta. Che non pagano la retta in tutto o in parte. Più si manifesta, voglio dire, questo fenomeno di famiglie che vanno in difficoltà perché uno dei due non lavora o tutti e due a volte non lavorano, chiaro che i costi vanno, voglio dire, suddivisi, ecco, per le altre famiglie. Una contrazione dei contributi contenuta, voglio dire, o in ritardo, vabbè, la parrocchia sarà disponibile perché crede nel valore della famiglia, nel valore dei bambini. Chiaro che se parliamo di cifre importanti, che su 93.000 euro bisogna capire cosa ci arriva, le decisioni saranno drastiche, voglio dire, nel senso che la scuola, ecco, andrà verso la chiusura, come penso tantissime scuole del Veneto. La passione educativa non ha stipendio, penso che questa sia la cosa che stimola ogni insegnante e la sfida che hai ogni giorno davanti a un bambino, a una famiglia, a un territorio che richiede una certa risposta. L'educazione può migliorare la vita di ognuno, solo con l'educazione possiamo migliorare la vita degli altri. Dunque investire sull'educazione, anche se è invisibile, però investire sull'educazione, lavorare per l'educazione è la sfida che oggi il mondo si chiede. Grazie ad Alice Bragantini. Anche il comune di Venezia è un comune commissariato in estrema difficoltà. Le difficoltà ci sono un po' in tutto il territorio. Beh sì, nel comune di Venezia in questo momento viviamo un periodo di difficoltà, anche se in passato abbiamo fatto dei grossi investimenti, soprattutto nell'asse dell'infanzia e asilo nido, scuola dell'infanzia, gestendo direttamente questi servizi e anticipando il disegno di legge di cui si parlava poco fa. Proprio perché il 06 e i servizi all'infanzia per lo 06 anni sono una realtà da molto tempo nel nostro comune. L'investimento per questa fascia d'età è sempre stato molto alto e nonostante il commissariamento e questo momento di difficoltà si sta cercando di mantenere quel livello di qualità. Con tutta la fatica che già è stata presentata dalla FISM, perché la scuola comunale è una scuola paritaria allo stesso modo della FISM e quindi vive dei contributi che vengono erogati dalla regione per quanto riguarda i servizi 03 e in questo momento anche su questo fronte si stanno vivendo delle difficoltà. Tuttavia questo sistema è un sistema vincente per
perché diventa davvero il primo asse della scolarizzazione e svolge quel ruolo di integrazione per le diverse ricchezze che il nostro territorio sta vivendo, quindi di immigrazione, di disagio dovuto alla crisi economica, ma anche rispetto alle difficoltà che le famiglie e le nuove formazioni di famiglie vivono quotidianamente. Quindi questo investimento l'amministrazione intende continuare a farlo anche nonostante le difficoltà, credendo veramente che sia la premessa per un percorso di scolarizzazione che poi dovrebbe mantenere le aspettative in questo senso. Un percorso di scolarizzazione è un'attività importante che è indispensabile per il nostro Paese, perché parliamo delle nuove generazioni, parliamo del futuro del Paese. Patrizio Zanella, giornalista ma anche insegnante. Sì, non voglio fare il travaglio della situazione, ma ci sono delle considerazioni abbastanza interessanti rispetto a quello che abbiamo sentito. Mi collego innanzitutto al riferimento che faceva il professor Casen per quanto riguarda il travaglio che ha conosciuto la scuola negli ultimi decenni. Questo travaglio che ha portato la scuola a una trasformazione così radicale, dove siamo un po', a mio avviso, succubi di una ideologia della professionalizzazione. Si ragiona e si educa in funzione della triade scuola, formazione, professione. I ragazzi, gli studenti sono educati in funzione di una professione e viene meno un orizzonte di valori, viene meno una proposta anche culturale di riferimenti forti che possano portare lo studente e il ragazzo a orientarsi anche nella vita a livello di valori, ciò che manca. Abbiamo sentito anche la Donazan prima, parlava dell'alternanza scuola-lavoro, delle energie che vengono espresse a questo riguardo. Ben vengono, non le voglio certo discutere in senso polemico o negativo, ma c'è un'eclissi di educazione che sta mancando nella nostra cultura per un disagio culturale molto più forte. Cambia la società ovviamente e si riflette anche nella scuola, e tutto questo determina delle difficoltà. Faccio una considerazione, visto che abbiamo parlato spesso dei precari, c'è un'altra notizia curiosa che mi viene in mente adesso, non ricordo bene la legge, però la data dell'anno sì. 20 maggio 1982, il governo approvava una legge con questa dicitura: provvedimenti disciplinari per eliminare il precariato nella scuola. Ecco, la 270 me la ricorda e la ringrazio. Io do piena fiducia ai propositi di Renzi, che se li realizza anche solo per metà è da togliersi tanto di cappello, insomma. Ma c'è da dire, chi si ricorda del libro bianco di Fioroni? Chi si ricorda degli stati generali della Moratti? Chi si ricorda dei convegni di studio di Berlinguer avviati, eccetera, eccetera? Se pensiamo alla Gelmini, che è solo di quattro ministri fa, per dire, c'è tutta una storia che ci fa essere fiduciosi con le parole del Presidente del Consiglio, visto che si augura abbia durata la sua attività e i suoi propositi, ma siamo vaccinati anche da questi bei propositi rimasti solo sulla carta. Quindi mancanza di contenuti, prego. Sì, volevo intervenire anch'io collegandomi a quello che diceva il professore prima, no? Sì. E ringrazio anche il collega per il suo intervento, perché mi dà modo di dire due cose. Uno, che insomma, a parte tutto, il sindacato qualcosa ha fatto, visto che siamo riusciti ad essere contrattualizzati dall'85 anche noi, come tutti gli altri lavoratori degli altri comparti, no? Ecco, anche se adesso stiamo tornando indietro, perché voglio dire, la buona scuola, però a febbraio si interviene con un decreto legge su cose importanti, entrando a gamba tesa anche su materie contrattuali, ok? Per cui c'è questo ritorno all'indietro. Dopodiché l'altra cosa che vorrei dire è appunto Gelmini, Tremonti, Brunetta, che possiamo ridare centralità alla scuola, ridare valore agli insegnanti, dobbiamo colmare tutta quella campagna mediatica fatta prima dei tagli Tremonti-Gelmini, che hanno disegnato e hanno
fatto vedere alla gente personale della scuola che sembrava che fosse e i fannulloni e allora andando ad alimentare pregiudizi rispetto al corpo insegnante e quindi dobbiamo colmare quel gap. Allora mi aggancio anche all'intervento che ha fatto questo la maestra. Questo fa parte della svalorizzazione un po' del ruolo dell'insegnante, se vogliamo, cioè viene quasi dall'alto? Sicuramente sì, cioè voglio dire, prima si è intervenuti con una bella campagna mediatica che è andata a proprio a mettere in crisi la figura del docente, ok? E dopodiché, mi ricordo la campagna sulle tre maestre, vi abbiamo detto le tre maestre non servono, cosa fanno tre maestre a scuola, perché c'era la necessità. Mi ricordo quella volta Tremonti ad un dibattito pubblico ha detto, è stato forse il più sincero, non possiamo più permetterci le tre maestre. Questo forse era la ratio di tutto quel riordino, che non chiamiamo riforma, Gelmini-Tremonti. Allora, come diceva la maestra della scuola Montessori prima, l'educazione, anche se è invisibile. E qui vorrei intervenire a proposito del merito e degli scatti di merito. Ecco, perché... Allora, se guardiamo all'Europa e guardiamo all'Europa per i precari... Spieghiamolo a casa però, quindi non più scatti, questa lei parla della sì, nuova sì, adesso io scuola, vorrei non più spiegare. Scatti di anzianità, ecco, allora, ma scatti in questo legati momento, al merito a 2/3 del personale docente, in questo non momento, tutti. Perché tanto prego. Perché inquadriamo bene il problema, sì. In questo momento, a parte il blocco dei 3 anni che abbiamo un po' recuperato, nella scuola la differenza tra lo stipendio di quando uno arriva e lo stipendio di quando va in pensione è garantita una certa, diciamo, progressione solo dall'anzianità, ok? Sì. Ecco. Allora, vogliamo introdurre dei correttivi? Perché se noi andiamo a vedere gli altri sistemi europei scolastici, ok, visto che dobbiamo fare comunque raffronto con l'Europa, allora, in tutti i paesi d'Europa c'è l'anzianità tra i parametri per l'articolazione della carriera, integrata da qualcos'altro. Per cui quello che noi assolutamente rifiutiamo è il fatto, dicevo anche questa mattina in un'assemblea, non possiamo pensare che l'anzianità, che è anche sinonimo di professionalità, perché voglio dire un insegnante a primo ingresso a scuola rispetto all'insegnante che ha 15 anni, 20 anni di lavoro, allora non è un automatismo di carriera, è una professionalità che si è formata nel tempo. Non vogliamo, non possiamo pensare che questo adesso diventa una connotazione negativa. Allora, dobbiamo rispettare l'anzianità uguale professionalità e semmai integrarla con dei parametri che siano più confacenti. Allora questo però, io torno al contratto, perché non possiamo pensare di intervenire per legge rispetto ad un meccanismo così delicato, nel quale, se permettete, allora lo dico ai decisori politici, scusate, anche il sindacato credo che abbia qualcosa da dire, se non altro perché siamo tecnici di scuola, siamo persone di scuola e quindi alcune cose che sono contrattuali, perché allora qua devo rivalutare Brunetta nel dire Brunetta, pur avendoci messo alla gogna, ha anche però delineato dei contorni dicendo... Alcune cose devono essere decise per legge e quindi ci ha tolto qualcosa dalla contrattazione d'istituto. Altre cose che sono prettamente contrattuali, orario di lavoro, articolazione della retribuzione, eccetera, sono contrattuali. Adesso noi a Renzi diciamo sono contrattuali. A quel tavolo con i sindacati ci dovresti sedere, perché se no, cioè, ci stai scippando una cosa che è garantita a tutti gli altri lavoratori. Ecco. Certo, e dovrebbe essere sacrosanta. Qui abbiamo presente un docente che da anni porta avanti quella che vuole essere un'alternativa alla buona scuola di Renzi, la LIP. Ci vuole spiegare che cos'è intanto, per chi non conoscesse? Sì, mi aggancerei alla prima diapositiva che ci aveva mostrato. La possiamo vedere anche dalla regia, la recuperano. Lei parla e loro recuperano il materiale. In qualche modo ci indicava nei resoconti che sono stati fatti dal... Ecco. Il Ministero, il numero di persone che hanno partecipato alla consultazione. Io faccio solo un'osservazione piccola, 207.000 partecipanti su un pubblico di quante persone? Perché se solo contiamo quanti sono gli studenti di scuola superiore siamo sull'ordine dei 3 milioni,
Poi decidiamo pure che alla consultazione, come chiedeva il Premier, partecipassero almeno i genitori degli alunni più piccoli. Stiamo parlando di altri circa 5 milioni di studenti che moltiplicati per due genitori mi darebbero altri 10 milioni di persone. Insomma, su 13-14 milioni hanno risposto 200.000 in una forma che poi non è mai stata sufficientemente certificata, se non altro perché era il Cineca a fare quelle operazioni, che è il famoso ente che ha mandato a catafascio. Quindi lei contesta l'effettiva partecipazione, no, il dialogo, dico, diciamo, con il territorio? No, quei piuttosto modesti, perché erano stati pensati e pompati e rivolti col messaggio di 3 settembre pensando di avere dei risultati diversi. Anche le scadenze in quel messaggio del 3 di settembre, ci si diceva al 15 gennaio sarà tutto fatto. Siamo al 22 e stiamo pensando, sperando, non so neanche io se dire sperando oppure no, ma che quell'ultima data che ci è stata data, 22 e poi passata al 28 febbraio, sì, dia effettivamente inizio alle operazioni, perché purtroppo, e qua devo concordare con il sindacalista della CGIL, l'unica cosa che è certa in questo momento di tutta l'operazione Buona Scuola, sono i tagli. Che, attenzione, non è una legge, è ancora un PDF di 136 pagine, questo lo sottolineo perché serve per agganciarmi al mio discorso. Un PDF di 136 pagine ha prodotto l'eliminazione dei vicepresidi, il taglio di altri 2020 collaboratori scolastici, la sottrazione di fondi nel momento in cui si va ad sforare la quota che viene assegnata annualmente per le supplenze. Quindi in questo momento l'unica certezza di un documento che è un PDF, cioè carta, abbiamo e non solo tagli, una proposta, dice, che abbia subito tutto il vaglio parlamentare, sono i tagli e quelli sono certificati nella legge di stabilità. La nostra proposta come funziona? Prego. Di persone che si occupano di scuola pubblica nel territorio italiano ce ne sono tante e da tanti anni, perché noi stiamo parlando dell'ultimo periodo, ma è 20 anni che la scuola in qualche modo viene usata come se fosse un bancomat. Qualsiasi ministero e qualsiasi governo si sia alternato. Per cui noi, all'epoca del ministro Moratti, che lavoriamo abbastanza in forma diffusa sul territorio, siamo insegnanti, siamo genitori, anche diversi studenti, anche personale non docente, che si occupano di scuola per passione. Certo. Nel 2005, era il momento della Moratti, avevamo ritenuto fosse opportuno non solo dire sempre no, ma arrivare a provare a confezionare una proposta nostra. È un iter nato a Venezia il 30 di gennaio, compie 10 anni fra 8 giorni, il 30 gennaio 2005, in un'assemblea pubblica. Da lì si parte con una serie di bozze a cui hanno contribuito centinaia di persone nella scrittura, decine di altre assemblee sparse in tutta l'Italia, e esattamente un anno dopo, a Roma, il 30 gennaio, si arriva a confezionare la stesura definitiva del testo. È questo. Mi dice questo brevemente i punti salienti, sì, quali sono? Ma a me interessa soprattutto come è stato costruito, perché se dobbiamo parlare di partecipazione, ecco, io penso che questa sia partecipazione, lavorare un anno, trovarsi, dialogare, persone diverse fra di loro, persone disposte a fare un passo indietro, tutte quante, per cercare di fare un passettino in avanti tutti insieme. Non mi pare che sia lo spirito della proposta che ci è stata confezionata. Significa sapere che in 2 mesi io non faccio una proposta condivisa. Confeziono e calo dall'alto, ma questa è stata un anno di lavoro. Ha fatto l'iter di tutte le leggi di iniziativa popolare, cioè raccolta delle firme. Ne servivano 50.000, noi ne abbiamo raccolte 100.000. Arriva in Parlamento nel 2006, fa i primi 2 passaggi nelle Camere, unica legge di iniziativa popolare che abbia mai fatto questo tipo di percorso. Dopodiché il governo Prodi cade, la legge è lì, è pronta per la legislatura successiva, quella in cui avremo avuto Tremonti, Gelmini, era la prima proposta di legge. Ci sono stati alcuni partiti che si sono dimenticati che c'erano, avrebbero potuto provare ad ostacolare il percorso della Gelmini e non è stato fatto. Alla fine della legislatura successiva, come tutte le leggi popolari, dopo 2 legislature decade. Ecco, noi dall'anno scorso ci siamo riattivati, abbiamo trovato 18 senatori e 7 per il momento deputati che l'hanno ripresentata. Questa, a differenza del PDF, è una proposta di legge, è un disegno di legge che è presente sia alla Camera
che ha il Senato. È composta di 29 articoli, è molto snella, non sono 136 pagine. In questi 29 articoli noi decliniamo prima di tutto i principi della Costituzione. È un'altra delle cose che riteniamo sia poco presente nella proposta di Renzi. Non c'è un principio, ci sono sei capitoli slegati fra di loro, molta attenzione sul precariato e per fortuna dopo anni di quello che è stato fatto in precedenza, 50 pagine sul precariato. Ma quale tipo di scuola vogliamo? Non è indicato in quel documento. Noi perlomeno all'articolo 1 diciamo questo. Il sistema educativo di istruzione statale si ispira ai principi di pluralismo e laicità. La Costituzione non viene mai citata in 136 pagine di PDF. È finalizzato alla crescita e alla valorizzazione della persona umana, alla formazione del cittadino e della cittadina, mi riaggancio ai due discorsi fatti prima, all'acquisizione di conoscenze e competenze utili anche per l'inserimento nel mondo del lavoro, ma è un anche. Tutte quelle competenze e conoscenze devono, prima di tutto, formare il cittadino, secondo i principi sanciti dalla Costituzione, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e dalla Convenzione sui Diritti del Fanciullo. Sono tutti documenti che il nostro Stato, ovviamente la Costituzione, ma anche gli altri, ha sottoscritto e a cui dovrebbe adeguarsi. Concorre altresì a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale, culturale e di genere che limitano di fatto le libertà e l'uguaglianza dei cittadini e delle cittadine, è buona parte dell'articolo 3 della nostra Costituzione. Garantisce la partecipazione democratica al suo governo da parte di docenti, educatori, personale ausiliario tecnico amministrativo, genitori e studenti. È un'altra delle pecche che io ho trovato nel documento di Renzi, una riformulazione di tutti gli organi collegiali al ribasso, cioè elimino quella parte partecipativa che per questi 30 anni ha concorso a tenere in piedi la scuola. Certo i docenti, io sono un insegnante, quindi per carità non potrei mai dire che il merito non è anche dei docenti, ma tutte le componenti hanno concorso e hanno concorso nella collegialità che era stata trovata negli organi collegiali. Qui stiamo cercando di ridimensionarli, alcuni addirittura di eliminarli. Ultime tre cose, un percorso che diventa obbligatorio dai 5 anni, comprendendo il primo anno di scuola dell'infanzia. Lo dico perché è un problema non irrilevante, avete parlato della situazione della scuola dell'infanzia del Veneto. Noi viaggiamo col 63-67% di scuola paritaria a livello di regione. Siamo una delle due regioni che è messa così, ma nel resto d'Italia le percentuali sono molto diverse. Lo Stato, nell'articolo 33 della sua Costituzione, stabilisce che deve istituire scuole di ogni ordine e grado. 30 anni fa, quando gli asili sono diventate scuole dell'infanzia, questo problemino si era posto. Chiamarle scuole dell'infanzia ha anche il significato che lo Stato si deve addossare le spese per far funzionare queste scuole. È la Costituzione che lo impone. Per cui io non ho niente contro le scuole paritarie. Il problema è che nella mia regione, io spesso, come cittadino, come genitore, anche se volessi iscrivere mio figlio a una scuola statale o comunale, non lo posso fare perché nel mio territorio non la trovo e quindi sono costretto a rivolgermi a una scuola paritaria privata. L'obbligo fino al 18° anno d'età e soprattutto una rimodulazione che tenga conto di quanto di buono c'era prima, tutto il percorso della scuola elementare, della scuola primaria ci era invidiato. È stato raso al suolo dalla riforma Gelmini. E il PD, nel suo documento con cui si presentava alle elezioni nel 2013, la prima cosa che scriveva nei confronti della scuola era: vi prometteremo che elimineremo tutti i decreti della riforma Gelmini. Sono passati 2 anni, io sto ancora aspettando fiducioso. Nel percorso di scuola superiore, un biennio unitario, sottolineo non unico, un biennio unitario per fare una scelta più consapevole del percorso legato all'ultimo triennio. E questo che si possa sviluppare anche nei percorsi di formazione, questo lo dico visto che ho loro che ho sentito prima, certo. Perché noi riteniamo che in questo senso la formazione vada garantita indipendentemente dal livello di scuola. In questo dissento abbastanza con il professore. Non è vero che le scuole hanno livelli diversi.
E ce lo dice qualcuno che è sopra le parti, ce lo dice l'OCSE, che certifica che il lavoro fatto negli ultimi 40 anni fa sì che 40 anni fa c'era il 43% della popolazione italiana che a stento arrivava a un diploma. In questi 40 anni siamo arrivati al 77%. Io credo che solo questo dovrebbe essere un messaggio sufficiente per dire la scuola, nonostante tutte le strette, nonostante tutto quello che ci viene detto dell'essere fannulloni e quant'altro, il suo lavoro l'ha fatto, lo fa e continuerà a farlo. Le parole di Renzi, per carità, io mi auspico che qualcosa si faccia. Ho paura però di quello che ha sottolineato il collega. Tutti dicono, ma negli ultimi 20 anni, mi passi il termine che forse non è elegante, ma la scuola ha preso solo supposte. Carlo Sinigaglia, abbiamo qui una rappresentanza del PD. C'è una richiesta di dialogo e di confronto, un progetto assolutamente concreto già presente alle Camere che chiede di poter essere confrontato con questa nuova proposta di rinnovamento scolastico. Sì, anche se l'ottica è di una riforma complessiva, il progetto di Renzi si muove a partire appunto dalla sistemazione degli insegnanti, del mondo del precariato, ha degli obiettivi diversi, però ecco, io non scontrerei in questo momento gli obiettivi dell'uno con gli obiettivi dell'altro, perché sono necessari i percorsi dell'uno e i percorsi dell'altro, anche il confronto con questa proposta di legge e iniziativa popolare. Colgo alcune considerazioni che sono state fatte durante gli interventi. Mi sembra ragionevole la proposta di considerare, ad esempio, nell'avanzamento di carriera da parte degli insegnanti, sia l'esperienza maturata, quindi gli anni di anzianità, sia appunto la classificazione in base al merito. La trovo ragionevole. E quindi mi auguro si vada in questa direzione, come trovo giusto, ragionevole, sacrosanto che ci sia il coinvolgimento del sindacato nel momento in cui si può parlare della contrattazione, nel momento in cui si decidono queste cose, come appunto misurare, e da una parte l'anzianità, dall'altra parte appunto come si decide il merito. Per quello che riguarda il variegato mondo delle scuole paritarie che avete visto nel Veneto, esistono in maniera molto consistente, appunto sono sia private parrocchiali, chiamiamolo così, e comunali, perché sono tutte e due paritarie, no? Vivono di contributi del comune, della regione, dello Stato e della compartecipazione delle famiglie. Assolutamente. È chiaro che nel momento in cui uno di questi contributi importanti, ad esempio Stato e Regione, vengono erogati in ritardo, vengono a zoppicare, vengono ridotti, il sistema rischia di andare in tilt. Io so di alcune parrocchie che hanno invitato ad adottare un bambino che rappresenta una scuola materna perché non ce la fanno appunto a pagare gli insegnanti. Siamo arrivati anche a questo, no? All'adozione dei bambini. Ed è chiaro che allora chi ha il compito di erogare il contributo lo deve fare in maniera tempestiva, e purtroppo in regione in questi ultimi 2 anni abbiamo zoppicato soprattutto per le asili nido e scuole d'infanzia. Lo stanziamento che dà la regione è di circa 42 milioni, più o meno equamente divisi 21 milioni per gli asili nido, 0,3 e 21 milioni per la scuola d'infanzia, la scuola materna. Nel 2014 è stato fatto un riparto a dicembre dei soldi da stanziare nel 2014. Questo ritardo chiaramente ha comportato che per il 2014 non sono stati ancora erogati i soldi. Quindi abbiamo visto l'esperienza di Salvazzano, sta aspettando i 93.000 euro da parte della regione. Questo non può succedere, questo non è legato al patto di stabilità. Qui è legato ad altre ragioni, sono ragioni politiche, di mancanza di un assessore per 7 mesi. Cioè sono altre ragioni, quindi io invito appunto la regione a recuperare il più breve tempo possibile questo gap che si è formato nel 2014 per le scuole paritarie. Come invito la Regione anche a riconsiderare tutto il pacchetto della scuola cosiddetta la formazione professionale. Sono circa 20.000 studenti di un'età particolare che molto spesso provengono anche da insuccessi scolastici di altre scuole e che vengono rimotivati, che vengono inseriti grazie anche all'alternanza scuola-lavoro in percorsi professionali. Gli 84 milioni che la Regione eroga, circa 35 sono dei fondi comunitari, fondi europei. Anche qui probabilmente si è creato un ritardo nei pagamenti che negli anni ha portato
praticamente 2014 anche questi non hanno visto nessun contributo, stanno ancora concludendo l'erogazione del 2013 e allora è chiaro che ci sono enti di formazione che pagano all'anno anche 500-600 mila euro di interessi perché sono andati presso le banche, gli istituti di credito, per chiedere finanziamento per pagare gli insegnanti e ci sono insegnanti che sono da ottobre, novembre che non sono pagati. È chiaro quello che sta andando in tilt questo circuito, ma guardate che 20 mila ragazzi che dovessero riversarsi nella scuola pubblica, ma andremo a tilt il sistema. Per altre cose, uno dei temi che non è venuto fuori stasera ancora è quello dell'alto numero di alunni, di studenti che ci sono in alcune classi, questo rende ingestibile molto spesso l'orario frontale, la gestione della classe. E guardate che questo sta succedendo nella scuola d'infanzia, nelle scuole elementari. Fra l'altro, con le scuole elementari abbiamo parlato. Mi auguro che se ci fosse un governo tutto PD, di tornare a una decisione di ripristinare tutto ciò che c'era prima della Gelmini. Ma guardate che la scuola elementare è un fiore all'occhiello della nostra istruzione. Adesso senza compartecipazione, per esempio, si fa fatica a fare il tempo prolungato, il tempo lungo, ci sono arrivi malapena a 27 ore perché fai l'ora di inglese che però è mezzo pagato dalle famiglie. Fai tutto un sistema di recupero di un sistema orario che è venuto a saltare con quella progetto, con quella riforma Gelmini. Allora, cerchiamo di recuperare, ma sto mettendo appunto un po' di volevo però fuoco, sentire anche Fabio Bui cosa ne pensa, l'ho trascurata in questa puntata, per ma dire siete tanti. Che bisogna riformare. Questi sono obiettivi che mi auguro possiamo appunto vedono condivisione. È questione di risorse? Allora adesso io mi sono segnata più soldi per la scuola, ha detto Renzi il 3 di settembre. Scusa, chiudo un attimo perché mi sono dimenticato. Chiedo scusa. 500 milioni sono stati erogati per l'edilizia scolastica. Scuola bella, scuola sicura, sono stati erogati, sono stati spesi, le regioni in questo momento stanno stanziando. Faccio un esempio, abbiamo raccolto le domande della Regione Veneto per la sistemazione degli edifici scolastici comunali, circa 11 milioni sono stati stanziati, se non ricordo male, sono arrivati 2.200 domande da parte delle scuole, tra comunali, paritari, per dire com'è la situazione. Quindi se non investi mai, se non metti mai risorse, dopo arrivi al collasso. Sì, pianificando però. Di degrado delle scuole, brevissimamente, uno dei problemi fondamentali è proprio questo, e quindi che manca all'interno del discorso di Renzi, a parte la questione dei precari super condivisibile e via di seguito, noi abbiamo che nel bilancio statale rispetto ad altri paesi europei ciò che noi stanziamo per la scuola, la ricerca e quant'altro è molto inferiore rispetto ad altri paesi. Questo è il dato di fondo, questo fa sì che noi abbiamo delle scuole, diciamo così, non a norma, delle scuole in cui devono essere intonacate, riverniciate, risistemate e quant'altro. Scuole belle è una cosa interessante, ma noi diciamo è come se avessimo messo un cucchiaino d'acqua in una situazione, diciamo così, in cui molte sono le cose che ancora mancano. Il governo deve su questo fare un investimento consistente. Faccio un ultimo esempio che riguarda gli organici, che è la cosa poi fondamentale che si porrà adesso nel mese di marzo. Una volta si contavano quanti erano gli alunni, quante erano le classi e sulla base di questo alla Regione Veneto venivano dati tanti insegnanti quanti ne servivano. Adesso noi che seguiamo le contrattazioni a livello regionale, succede l'incontrario. Al Veneto vengono dato tot insegnanti, indipendentemente dal numero degli alunni. E dite, con questi voi dovete fare. Questo va a far sì che i dirigenti scolastici devono arrabattarsi, fare le classi anche da 31-32 alunni, messi poi all'interno di un'aula che ne potrebbe contenere al massimo 25, per via della sicurezza e di tutto il resto. Tutto e quindi il percorso si è invertito. Allora, speriamo che adesso con le nuove missioni in ruolo, quant'altro via di sé, ma non riguarderà quest'anno, si vada a ripristinare quello che avveniva una volta, in cui ogni regione, sulla base degli alunni che aveva effettivamente e delle classi che richiedeva, a questa regione venivano assegnati quel numero di insegnanti che servivano per una gestione. Cosiddetto organico di fatto. Esatto. Di fatto la scuola non è più centrale. Fabio Bui, prego.
No, diventa centrale negli intendimenti di questo governo, l'abbiamo capito benissimo. Il vero problema è benissimo l'immissione in ruolo, però ai contenitori e ai contenuti, per far sì che i contenitori e i contenuti siano effettivi, bisogna mettere risorse. Altrimenti parliamo, possiamo fare ogni sera una trasmissione analoga, però poi se non abbiamo i soldi per poter, e non sono i soldi destinati agli insegnanti, ha detto bene quell'insegnante, si insegna anche per passione, gli insegnanti italiani nostri hanno dimostrato l'eccellenza, la scuola italiana è una scuola di eccellenza anche grazie all'impegno degli insegnanti, su questo bisogna darne atto. Però bisogna mettere soldi per l'offerta formativa, e l'offerta formativa si fa con la logistica, si fa con nuovi metodi di insegnamento, si fa anche con la ricerca, col tempo scuola, e si fa anche sui contenitori. Abbiamo scuole fatiscenti, infrastrutture. Io che da un mese e mezzo sono vicepresidente della provincia e sto girando per le scuole superiori della provincia, mi sto trovando in una realtà drammatica e non posso dare nessuna risposta ai presidi. Non posso dare nessuna risposta neanche facendo una scaletta di priorità, perché ogni necessità che mi viene rappresentata è una verità ed è un'emergenza. Certo. E quindi lì bisogna mettere delle risorse, bisogna lasciare liberi chi poi opera nel territorio di poter dare risposte concrete. Senza soldi non si va da nessuna parte. Sì, quindi posso. Oltre al ragionamento generale bisogna dare anche sostanza a quello che si dice. Su questo bisogna che ci impegniamo, che si impegni il governo, si impegni anche la regione, perché l'ha detto prima Claudio Senigallia, anche la regione deve fare la sua parte, fare la sua parte anche nei tempi in cui eroga questi contributi. Certo. E c'è un dato da dire subito. Non è possibile che gli enti pubblici non abbiano il bilancio al primo di gennaio. Certo. Noi abbiamo enti pubblici dal comune alla regione che hanno il bilancio, i comuni addirittura a novembre. La regione quest'anno non so quando lo terminerà. Verso marzo, febbraio, marzo. E la provincia non sappiamo per ovvi motivi, certo, quando lo faremo. Ma un'azienda privata, qualunque, anche la più piccola, se non fa il bilancio all'inizio dell'anno, salta tutto. E quindi noi non possiamo essere seri rispetto agli enti che dipendono da noi se non diamo delle certezze. Alle scuole materne del mio paese, cosa dico domani al mio parroco che minaccia di chiudere perché non sa quanti soldi io potrò erogare e mi chiede di fare da ente sussidiario alla regione e allo Stato che non gli eroga più i contributi. Cosa dico? Perché non so quando farò il bilancio, perché oggi io, sindaco di un piccolo comune, non posso fare il bilancio perché non ho la norma che certo, me lo permette. Allora su queste cose dobbiamo ragionare e su queste cose dobbiamo anche impegnarci poi nelle riforme, perché la buona scuola si coniuga anche con la possibilità poi di poter operare veramente. Grazie, andiamo in pubblicità e torniamo immediatamente in studio.